situazione direi drammatica, perché c'è un aumento del 5%, 5,1% rispetto all'anno precedente. Sono passati da 4.950 a 5.201. I morti sono arrivati a una cifra di 9. Le fasce più colpite sono al di sotto dei 35 anni e quelle al di sopra dei 60 anni. I motivi derivano da due fattori. Uno, quello degli anziani, è perché sono più difficilmente in agricoltura, perché in fondo sono aziende di coltivatori diretti che non hanno adeguato probabilmente le attrezzature che hanno in dotazione. Per quanto riguarda i giovani, invece, che la cosa è molto più drammatica, perché in fondo riguarda proprio un fatto che questo mancano di informazione, formazione e addestramento al lavoro. C'è gente che ha un lavoro parziale, temporaneo, di 2 o 3 mesi, e non c'è l'impegno loro di imparare, neanche l'impegno del datore di lavoro di fare una formazione seria. Questo infatti è il nodo, come si diceva, preparazione, prevenzione e sicurezza, quindi bisogna e si deve fare di più. Sì, si deve fare di più, soprattutto pensare all'addestramento, cioè che è previsto per legge, perché in fondo il lavoratore ha diritto non soltanto all'informazione e formazione, ma anche all'addestramento prima di incominciare un'attività lavorativa. È il fatto che soprattutto nel mondo giovanile oggi viene fatto delle schede informatiche, per cui uno fa sua preparazione rispondendo casualmente a 7 domande su 10 positivamente, le altre 3 non le ha sbagliate, nessuno gli dice perché, diventa una cosa veramente una cosa assurda questa. Noi siamo un'associazione come Invalidi del Lavoro proprio in una situazione di sconforto e anche di rabbia, perché non è possibile che in questo contesto sociale non ci sia attenzione a quella che è la sicurezza dei posti di lavoro. Siamo l'ultimo posto in Europa, siamo poi Piacenza in un modo particolare.